Una prima edizione di Agatha Christie in perfette condizioni. Sul dorso non c'è nemmeno una grinza. Deve essere rimasto chiuso su uno scaffale. Non è mai stato aperto, per fortuna. Che senso ha conservare un libro senza leggerlo? Philby, i collezionisti conservano in tonse le prime edizioni perché aumenti il loro valore. Se hai una bottiglia di vino dannata, non puoi lasciare che diventi aceto. Devi berlo prima che sia tardi. Philby, ho detto qualcosa di sbagliato. Sei arrabbiato con me? No. Tu non c'entri. Allora che cos'hai? Philby, so che qualcosa non va, tanto vale dirmelo. Se non te lo dico, smetterai di fare domande? La curiosità è donna. Un mio collega è morto. Mi dispiace tanto. Anche a me. Ho imparato molto da lui. Era malato? No. È stata una cosa improvvisa? No. Che cosa gli è successo? È morto a causa della pensione. Ha raccolto la sua mente brillante, i suoi tanti anni di esperienza, li ha riposti su uno scaffale ed è andato a pescare. Forse è quello che voleva. Ha buttato via la sua vita. Questo lo catalogo io. Chiama la signora Tobin. Può ritirarlo. Così, se vuole, lo può lasciare chiuso sul suo scaffale. Lavorare all'ora di pranzo, Cassie, dovresti rilassarti. Davvero? E allora tu quando ti rilassi, Bonnie? Credo di non averti mai vista seduta. Certo, questo posto è mio. Se tu sei qui, io lavoro. Credimi, nel mio tempo libero non faccio che stare seduta. Cassie, scusa il ritardo, ho accompagnato Phoebe all'aeroporto. Oh, è andato in vacanza? Al funerale di un suo amico in Michigan. Oh, mi dispiace. E come sta? Non bene. Crede che sia morto perché era andato in pensione. E se è successo al suo amico, può succedere anche a lui. A rigor di termini, Philby non è in pensione. La tua libreria lo tiene molto impegnato. Senza di lui non saprei come fare. Ma gli manca il suo vecchio lavoro. Ovvero? Secondo me era una spia. Ti ha detto qualcosa in proposito? Pensi che un ex spia confessi di essere stata una spia?
Non ci sono dubbi, ci nasconde qualcosa. E qualunque sia il segreto di Philby, lo scoprirò, non importa quanto ci vorrà. Scusatemi, signore. Perché non sei venuta alla baronda del giovedì sera? Non sono riuscita a liberarmi. È il nostro gruppo di lettura di romanzi gialli, è divertentissimo. Ne sono certo. Jason Hard. Samantha Kensie. Cassandra Hillman. Dunque, ascoltate, Jason rappresenta un gruppo folk, i Ramblers. Voi siete giovani per conoscerli, ma negli anni 70 hanno avuto un discreto successo e adesso stanno facendo un tour dal nome Nostalgia. Ed è un tour di rientro? Solo per beneficenza, l'incasso va ai bambini affamati. Ma, detto fra noi, molte case discografiche hanno mostrato interesse e aspettiamo importanti promoters da Los Angeles. Potrebbe diventare un rientro. Chi può dirlo? Hanno bisogno di un posto per il concerto. Jason ha chiamato la mia agenzia. Ho controllato, ma le palestre sono prenotate. Il parco ha problemi per l'assicurazione. I ristoranti non vogliono disturbare i clienti. E qui ci sarà un ricevimento di matrimonio. Tu hai quello spazio davanti alla libreria che è perfetto per un concerto di beneficenza. D'accordo, non stiamo parlando delle Dixie Chicks, ma i Ramblers hanno ancora un certo seguito. È pubblicità per la sua libreria. Cosa ne dice? Se vuole, le faccio ascoltare il loro album. Non serve, li conosco. Dica loro che sarò molto lieta di ospitarli. Grazie. È meravigliosa, sì. Quello che fai è per una nobile causa. Auguri. Fantastico, grazie. Sentito parlare dei Ramblers. Suonavano nei college tra gli anni 60 e 70 e il loro grande successo era Nick il fungo magico. Da piccola pensavo che Nick fosse un personaggio delle favole come Alice nel Paese delle Meraviglie. L'allusione al fungo magico non l'avevo capito. Così ti piace la musica vecchio stile? Sei una vera appassionata del retro. Non posso credere che ascoltavi il folk, Samantha. Solo i Ramblers, non dirlo a nessuno, ma conosco tutte le parole di tutte le canzoni che hanno inciso in quegli anni. Stai scherzando? Mia madre era una loro fan. Le loro canzoni riempivano la casa dalla mattina alla sera. Sono state la colonna sonora della mia infanzia. Pronto? 1429. Samantha, sono Philby. Philby, dove sei? Ho incontrato alcuni amici al funerale. Andiamo a pesca. A pesca? Allora non torni oggi. Devo andare. Ci vediamo domani. Philby sta bene? Ha detto che va a pesca. Ho portato la band in posti più grandi, ma nessuno era così straordinario. È incredibile. Ah, la band vuole ringraziarla personalmente, se a lei fa piacere. Certo, non vedo l'ora. Bene. I Singing Nanny, i Ramblers, gli Zombies, i Pacemakers. Se fossi stato il loro manager a quei tempi avremmo fatto un mucchio di soldi. Erano all'apice. Erano altri tempi, Jason. Dan Howard, signorina Kensie. Dei Ramblers? Non la ringrazieremo mai abbastanza per l'ospitalità. Mi chiamo Samantha, molto piacere. Dove sono Steven e Carly? Ah, sono qui fuori. Non facciamo concerti all'aperto da anni, sarà fantastico. Dove colleghiamo le luci? Non vedo nessuna presa. E lui è Steven. Mi scusi, ma se non metto un freno a quei ragazzi, il suo cortile sarà visibile dallo spazio. Adorano le luci. Tu devi essere Samantha. Oh, sei un tesoro. I bambini affamati di tutto il mondo ti ringrazieranno. Saranno grati a voi, io ho fatto il minimo. Ti sembrerò una svampita, beh, forse è così. Io sono Carly McGuire. So chi sei, ti ho visto sulle copertine dei dischi. Oh, in quelle foto ero giovane, è incredibile che tu mi riconosca. Ti trovo fantastica. Per essere una matusa. Adoro i libri. Posso vedere la tua certo, libreria? Certo, vieni. Ciao Samantha. Ciao,
Attenti ai fiori, per favore. Bentornato. Che succede? Beh, è una lunga storia. Presto qui daranno un concerto di beneficenza. Sono i Ramblers, la band degli anni 70. Non sono cambiati. Confondono musica e politica. Non mi è mai piaciuta la musica folk. Scusa, ho delle carte da sistemare. I Ramblers dovevano provare. Ma dove sono? È tardi. Forse i cantanti vivono fuori dal tempo. Per loro potrebbe essere presto. Ti sei divertito a pesca? Volo 429. Ho sentito l'annuncio e ho controllato. Hai chiamato da Bloomington, Indiana. Il funerale del tuo amico era a Detroit. Vuoi dirmi perché eri a Bloomington? No. Sei di nuovo in gioco, vero, Philby? Di cosa parli? Se non vuoi, non dirmelo. Mi dispiace che non ti fidi. Non è vero, Samantha. Io mi fido di te ciecamente. Hai mai sentito il vecchio detto che non sa fare niente insegna? Sì. Beh, chi non sa insegnare fa consulenze. Consulenze? Di che tipo? Casi difficili. Sono in un gruppo di specialisti. Siamo chiamati da varie agenzie. Quando serve li assistiamo. È di questo che ti occupavi prima di lavorare qui? Me ne occupo ancora. Come mai ti hanno mandato a Bloomington? Indaghiamo su una rapina high-tech. Sono penetrati in un cavò usando un dispositivo che ha bloccato tutti i sistemi d'allarme, quello di riserva compreso. Qualche settimana dopo a Toledo, altra banca rapinata. Stesso modus operandi. Quindi l'FBI sta dando la caccia a un rapinatore esperto di computer. È mia opinione che si debba cercare un abile hacker diventato un abile rapinatore. Finora niente. Ho appena iniziato. Quando il tour sarà finito, non voglio più avere a che fare con te. Sei fortunato che prendo solo il 30%. È inutile che ti lamenti. Fa chiudere quelle strade o io chiudo con te. Voglio che siano bloccate. Strade chiuse 6 ore prima dell'inizio dello spettacolo. È chiaro? Un momento. Non posso farli chiudere 6 ore prima. Stai parlando con Freddy, amico. Che cosa ti prende? Ti do 2 ore al massimo, va bene? 6 ore sono troppe. Freddy, ascolta. Poi io e te avevamo un accordo, se non sbaglio. Comunque, posso arrivare a 3 ore, non di più. Jason? Jason? Ragazzi, quel negozio in fondo alla strada, Nostalgia, è fantastico. Guarda cosa ho trovato. Era il nostro tour 30 anni fa. Non è incredibile? Il fungo magico. Sono uno schianto. Sono stata dal tuo parrucchiere, Ricci e Tintura. Stai benissimo. Francina è davvero speciale. È una maga, una vera maga. Una spuntatina, un po' di tintura e ho 10 anni di meno. Ah, devo dirtelo, quella donna ti adora. È una vecchia amica. Scusate il ritardo, ho sostituito una corda della chitarra. Io ti conosco. No, non ho avuto il piacere. Lui è il mio caro amico e collega Philby. Philby, Carly, Steven e Ben. Salve. 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 Ci siamo incontrati nel 68 o nel 69 a Detroit. O era Cleveland. Tesoro, hai visto l'allestimento? Sono sicura di conoscerlo. Vieni, voglio ricordi. Chiederti un consiglio. Carly si confonde a volte. Anni fa, durante un concerto, qualcuno le ha passato un drink mescolato con un acido. È stata in coma 3 giorni. È terribile. Oh, ma ne è uscita piuttosto bene. Canta meglio di prima. E Steven si prende cura di lei. Si sono sposati quando erano al liceo. Primo amore? Sì, direi di sì. Vieni, ti mostro come ci siamo sistemati. Daisy's always with me till the day I die. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na.
Mi tornano in mente bei ricordi. Nessuno di voi ha fame? Perché non cenate con noi? Dicono che si mangia benissimo da Belle. La cuoca è molto brava. Sì? Bene. Andiamo. Avverto Jason che siamo qui. Chissà cosa c'è per cena. Il profumo è ottimo. Già, sarà esattamente come ai vecchi tempi. Seduti intorno a un tavolo con amici vecchi e nuovi. Per un po' abbiamo vissuto in una comune con vegetariani e falliti. Steven, non erano dei falliti. Credevano nella fratellanza. Sì, certo, pace e libertà. Soprattutto la libertà di non farsi la doccia. Dan ci crede ancora. Pensa veramente che il mondo non possa fare a meno degli hippie. Buonasera a tutti. Ciao Samantha, lieta di vederti. Ciao Bonnie. Philby, ho appena sfornato una torta al limone e meringa. Io prendo prima il dessert. Qualcuno ha aggredito Jason. Credo che sia stato ucciso. Non ha senso. Forse dovresti sederti. No, sono troppo nervosa. Se mi siedo mi agito e a Steven non piace. Signorina Kelsey, immaginavo che fosse qui. Bonnie, potresti aspettarmi in sala da pranzo, per favore? Certo. Anche lei. Voi tre con me in salotto, subito. Nome della vittima? Jason Hart. Era il nostro manager. E lei è? Steven McGuire. Carrie è mia moglie e Dan Howard è un amico. Sa chi potrebbe aver ucciso Jason Hart? No. Dunque, il signor Hart era il vostro manager. Manager di cosa? Siamo cantanti folk, siamo conosciuti come i Ramblers. Faremo un concerto in città. E dove esattamente? Alla libreria. La libreria? Vi ha aspettato una bella folla, eh? L'ha ucciso lei? No, non sono stato io. E fate molti concerti di beneficenza? Sì, ogni centesimo serve per nutrire i bambini affamati. È encomiabile. Qualcuno di voi non andava particolarmente d'accordo con la vittima? No. Forse dovrebbe pensare bene a come risponde, signora. Quell'uomo è morto. Qualcuno voleva ucciderlo. Signora Bell, lei ha dichiarato che erano venuti due uomini a cercare il signor Hart. Le hanno detto i loro nomi. Signora Bell? Quante volte hai cenato a casa dei miei genitori, Chucky? Chucky? Signorina Kenzie, lei può andare. Bonnie, per favore, rispondi. Quei due uomini si sono identificati? No, avevano un appuntamento con Jason Hart e gli ho dato il numero della stanza e sono andati di sopra. Non hanno detto altro? No, beh, mentre stavo chiamando la stanza di Jason per avvertirlo della visita, uno di loro parlava con l'altro della lavanderia. Si lamentava dei prezzi, mi pare. Li hai visti bene? Potresti descriverli? Certo, statura media, 29-30 anni, capelli castani. Uno dei due aveva la coda di cavallo e una brutta faccia. Mi scusi, capo. Che cosa c'è? Ho rilevato un'impronta. Cosa aspetti a verificarla? Bonnie, i Ramblers non devono lasciare la città. Devi avvertirmi subito se sospetti che abbiano intenzione di partire. E la stanza di Hart è la scena del crimine. È off limits. Mi dispiace, non la puoi affittare. Io faccio parte della baraonda del giovedì sera di Samantha. So tutto sulle scene del crimine. Il circolo della libreria. Dimentica quello che leggi nei gialli. Qui si tratta di una scena del crimine vera, Bonnie. Nessuno deve entrare in quella stanza. Neanche tu. Non me lo sognerei mai. Chucky. Grazie. Dì ai tuoi uomini di pulirsi le scarpe. Sarà fatto, signora. Non sapevo che foste qui.
È incredibile che tutto questo stia accadendo in casa mia. Un uomo è stato assassinato e l'assassino era proprio qui, sotto il mio naso. È sconvolgente. Già. Abbiamo tutti saltato la cena. Preparo dei sandwich. Ti aiuto. Grazie, passami il pane. Santo cielo. Dimenticavo un particolare. Quale? Uno dei due uomini che è venuto a cercare Jason Hart aveva un occhio marrone e uno blu. Mi ricordo che ho girato lo sguardo appena l'ho visto, perché non volevo che pensassi che lo stessi fissando. Potresti dirlo tu a Condors? Certo, non c'è problema. Accidenti. Che c'è? No. Dov'è il mio coltello preferito? Non posso tagliare i pomodori con il coltello per il pane. Un occhio marrone e uno blu. Mi ricorda qualcosa. Ma è un ricordo molto vago. Connors non è sicuro che le dichiarazioni di Bonnie siano precise. Perché? Ha detto: quella donna è una svampita. Testuali parole. Anche se lo fosse e non lo è, che c'entra con quello che ha visto? Comunque ho un'altra informazione. Sai l'impronta trovata nella camera di Jason Hart? Sì, mi ricordo. Appartiene a un certo Marshall Bolen, un produttore discografico che si occupa anche di import-export. E per caso un occhio blu e uno marrone? Lo scopriremo, lo hanno fermato a Los Angeles e portato qui. Lo potrò vedere? Sì, ma Connors non deve accorgersene. Per questo sono tua amica. Signor Bolen, qual era lo scopo del suo incontro con Jason Hart? Sono un produttore discografico. Ero venuto qui per parlare di un possibile contratto per i Ramblers. Cosa sa dirmi dell'altro uomo? Quello che era con lei? Non lo so, non l'avevo mai visto prima di arrivare in città. Voglio sapere il nome. Non me lo ricordo. Non cerchi di trattarmi da idiota, Bolen. I suoi occhi sono entrambi marroni. Come si chiama l'uomo che era con lei? Non me lo ricordo. Non so altro, quindi me ne vado. Non così in fretta. Posso trattenerla come testimone oculare fino a che non avrò verificato il suo alibi. Si siede. Voglio il mio avvocato. Sì, sì. È un diritto costituzionale. Me ne occupo subito. Tu credi al fatto che non si ricordi il nome dell'altro uomo? Non vorrai trattarmi da idiota? Una persona orribile. Sono una persona orribile. Carly, shh, va tutto bene. Ho avuto dei pensieri cattivi su Jason. L'ho sentito fare battute sui bambini che muoiono di fame. Ma che razza di persona può essere chi fa battute sui bambini che muoiono di fame? Carly, non è colpa tua. Forse si meritava quei pensieri. I pensieri cattivi sono come frecce. Possono trafiggere una persona e possono ucciderla. Carly, guardami. I pensieri non uccidono. Peccato. Se fosse così avrei ucciso molti miei conoscenti. Harmony! Oh. Samantha, lui è mio figlio, è Harmony. Samantha Kenzie. Bill Maguire. Non dimenticarlo, mamma. Il mio nome è Bill. Io ti ho chiamato Harmony perché eri un bambino dolcissimo. Mi hai chiamato Harmony perché eri strafatta di droga. Non parlare così a tua madre, dovresti imparare a rispettarla. Papà e Dan vogliono tornare sulle scene e ti stanno solo usando. Questo non è vero. Su, ragazzi, calmatevi. Cosa sei venuto a fare? Sono stata io a chiamarlo. Perché? È mio figlio, volevo avere accanto mio figlio. La riporto a casa. Non va da nessuna parte. Almeno fino a che non avrò terminato l'indagine. Chi è lei? Bill Maguire, sono un avvocato. È mio figlio. Quanto potrà durare l'indagine? Il tempo necessario. È stato ucciso un uomo qui. Ah, sì, Jason Hart. Quel serpente è stato schiacciato. Non le dispiace per il signor Hart? Scusateci, mia madre deve riposare. Prima risponda a una domanda, avvocato. Dov'era lei quando il signor Hart è stato ucciso? Qual è l'ora esatta della morte? Ancora non lo sappiamo. Senta, sceriffo, quando saprà qualcosa mi telefoni e le darò delle risposte. Non parlo con i poliziotti di provincia incompetenti. Adesso esagera. No, sono stata io ho ucciso Jason.
Di cosa stai parlando? Mamma, non dire un'altra parola. Signora Maguire, ho capito bene. Lei sta forse confessando l'omicidio di Jason Hart. Per favore, non dire un'altra parola, mamma. Non sta confessando niente. Io credo il contrario. Stia a sentire, avvocato, lei sa bene quanto me che non posso ignorare una confessione, anche se sua madre è fuori di sé. Non è la prima volta che Carly confessa un crimine che non ha commesso. Posso darle il nome del suo psicanalista? Se la mamma è così fragile, perché ha insistito per coinvolgerla in questo tour, papà? Sta forse dicendo che non è fuori di sé? Sto dicendo che mio padre è un egoista e che non gli importa niente di mia madre. Vero. Come? Non è vero? Smettila. Senti. Silenzio! Voglio che nessuno si muova di qui, sono stato chiaro? Ti ascolto. Ah, no. Non puoi essere più preciso. Beh, sbrigati, stiamo facendo la figura dei provinciali. Sapete l'ora della morte? Approssimativamente fra le 17 e le 19. Fantastico. Carly ha un alibi. Tra le 17 e le 19 era da Ricci e Tinture. Il negozio di Francine? Sì. E dopo è venuta direttamente in libreria. Bene, è facile da verificare. Che situazione? Non la arresterà, vero? Ha sentito quello che ha detto? Certo, ha confessato. Sinceramente devo dirle che ammiro molto un uomo che fa il suo dovere fino in fondo affrontando le conseguenze. Quali conseguenze? Pensi ai giornalisti. Un omicidio in una piccola città che vede coinvolto un gruppo cult degli anni 70. Loro non erano così famosi. Ci rifletta, in meno di 24 ore la notizia si spargerà. Dovrà fare dichiarazioni pubbliche. Non conviene verificare l'alibi di Carly prima di arrestarla. Il primo sospettato resta ancora Marshall Bolen. Giusto. Già. Signora Maguire, aspetterò a registrare la sua confessione. Nessuno lasci la città. Delle informazioni. Molto interessante. Marshall Bolen è noto nell'ambiente discografico per aver rubato a diverse band i diritti d'autore. Ma perché Hart voleva entrare in affari con un truffatore come Bolen? Ottima domanda. Anche l'altra attività di Bolen è interessante. Nella banca dati del fisco è classificato come importatore e esportatore. La sua azienda sembra essere molto redditizia, sulla carta almeno. Ma qualcosa non quadra. Già. Le import-export depositano i prodotti nei magazzini portuali, ma a quanto mi risulta, Bolen non ha affittato nessun magazzino. I suoi prodotti dove li tiene allora? Sempre che esistano. Senti, non escludo che Carly si sia allontanata dal parrucchiere. Sia andata a commettere l'omicidio e poi sia tornata lì. Non ha senso, non posso fumare nel mio negozio, ma posso respirare le esalazioni della tinta per capelli e della lacca per tutto il giorno. Già, sono tossiche anche quelle. Allora, Francine, mentre Carly era qui l'altro giorno, non può essersi allontanata, ad esempio, quando stava aspettando che sui capelli si fissasse il colore? No, non credo. E non ricordi che cosa ha fatto? Ah, lei... ha letto una rivista. Sei sicura? Samantha, ad essere sincera, mentre il colore di Carly si stava fissando, era alle prese con quella pazza di Joanne Diamond. Te la ricordi, no? Non vuole fare i colpi di sole, dice... Quindi non sei sicura che lei non sia uscita un momento? Beh, aveva quei pezzetti di stagnola sulla testa. Sembrava una marziana. Dove vuoi che andasse così? Sì, hai ragione. Jack, hai fatto quelle ricerche che ti avevo chiesto? Sì, ma non ho niente di rilevante da riferirti. Altre rapine nella zona? No, nessun'altra rapina con le stesse caratteristiche, né nei giorni seguenti né in quelli precedenti. I rapinatori avranno impiegato un paio di giorni per il sopralluogo. Potrebbero essere del posto? È improbabile, ho letto i rapporti e questi lavori sono troppo sofisticati per qualunque abitante del posto con dei precedenti. Scusa, un appuntamento. Non so come ringraziarti. Salutami tua moglie. Mi ha fatto piacere risentirti. Sai che manchi a tutta la squadra, vero? Sì. Mm.
Bene, Carly ha detto che scende tra un istante. Philby? Sì? Vuoi una fitta di torta al cioccolato squisita? L'ho appena sfornata. Mi tiro mai indietro? Grazie, Bonnie. Prego. Non è curioso che Bonnie faccia sempre le tue torte preferite, solo le tue? Non so di cosa parli. Va bene se facciamo un sound check più tardi? Certo. Stasera faremo le prove. Apriamo le porte al pubblico, se sei d'accordo. Va bene. Un momento. Chi pagherà per vedere un concerto che ha già visto gratis? Abbiamo sempre fatto le prove aperte. Erano altri tempi. Ci esibiamo per beneficenza ora. Troppo tardi, amico. Ho chiamato la stazione radio locale. Avranno già annunciato le prove aperte. Consideralo un omaggio a Jason. La prossima volta consultami, Dan. Per favore. Noi andiamo di sopra. Oh, Philby, sono felice di vederti. No, siediti. Mi dispiace che non hai conosciuto mio figlio. Harmony se n'è già andato. È tornato a Los Angeles. Ma Connor gli aveva detto di restare. Secondo lui non poteva trattenerlo, ma forse tornerà, così potrai conoscerlo. Sarà un onore. Prendo un bicchiere di latte. Scusatemi. Siediti. Sono contenta che tu sia qui. Mi dispiace per quello che ho detto. Ho perso il controllo. Non preoccuparti. Mi sento così in colpa. Come se avessi fatto qualcosa di sbagliato e meritassi una punizione. A volte va meglio, ma non riesco a star bene. Perché ti senti così? Hai conosciuto Harmony. Se lui fosse tuo figlio, non ti sentiresti in colpa? Non riesco a seguirti. Lui odia suo padre. Odia il modo in cui è stato cresciuto. Odia tutto quello che ho cercato di insegnargli. Pensa che la fratellanza universale sia un'enorme, stupida utopia. Che ogni persona pensi solo a se stessa. Come potrei non sentirmi in colpa? Io ho fallito. Più o meno tra 15 minuti. Ciao Sam. Benvenuta a Woodstock. È carino da parte dei Ramblers fare una prova aperta. Connors ha controllato l'attività di Marshall Bolen. Potrebbe esserci qualcosa di losco nei suoi traffici import-export. Marshall Bolen se n'è andato. E dove? È tornato a Los Angeles. Si è sottoposto alla macchina della verità e l'ha superata. Bolen non ha ucciso Jason Hart. Sono stupita quanto te. Il test della verità non vale in tribunale. Perché è stato liberato? Per mancanza di prove evidenti, Bolen si è avvalso di ottimi avvocati. Connors non ha avuto scelta. Ma dice che può andarlo a prendere quando vuole. A meno che non decida di espatriare da qualche parte. Ciao, Cassie. Ciao, Philby. Ti dispiace fare qualcosa per gli altri? Qualcuno fa qualcosa per noi? Possiamo avere un po' di moralità per una volta. Oh, moralità. Basta, smettetela, non voglio ascoltarvi. Tesoro. Nel 77 vi ho lasciati tutti e due, posso farlo ancora? Panico da palcoscenico, succede. Ciao, Philby. Senti, ci faresti la presentazione? È un piacere. Oh, fantastico. Ehi là, ragazzi. Marshall Bolen. È meraviglioso incontrarti. Ci scusi, siamo impegnati. Sì, non abbiamo tempo. Dobbiamo non ha lasciato subito. La città, a quanto pare. Torni più tardi. Sono il vostro produttore. Non abbiamo firmato niente. Sì, invece, amico mio. Senta, non è divertente. Sparisca. Ecco il contratto firmato. Ho l'esclusiva su di voi. Ma quale contratto? Ehi, non puoi! Che cosa stai facendo? Fermo, dai! Lascialo stare! Accidenti. Fate largo. Signore, centrale rissa davanti alla libreria. Un uomo è ferito. Signore, riesce a sentirci? Mi sento. Mandate un'ambulanza, presto. Spero che Steven abbia un'altra chitarra. Questa è un po' scordata. Per essere dei pacifisti sanno combattere. Come sta Bolen? È abbastanza grave da tenere Dan in prigione. Qualcosa non quadra in questa storia. Invece di risposte abbiamo solo altre domande.
Che diceva Sherlock Holmes delle domande e delle risposte? Le risposte sono facili, il difficile è fare le domande giuste. Iniziamo con le domande? Se Bolen ha un contratto valido, perché Jason aveva firmato con un produttore inaffidabile? E dov'è l'uomo con un occhio blu e uno marrone? Che c'è sotto l'azienda di import-export di Bolen? Chi altri voleva la morte di Jason Hart? C'è una domanda a cui solo Carly può rispondere. E credo di saperla. Ti hanno rilasciato, Dan? Già. Bolen ha ritirato le accuse. Forse non è così cattivo come sembra. O ha intenzione di far pendere le accuse sulla testa di Dan, nel caso voi provaste a impugnare il contratto. Quel pezzo di carta è falso. Non è la firma di Jason? Certo che lo è, ma lui non ci ha informati. Quindi ci rivarremo sulle proprietà di Jason se quel pezzo di carta non verrà strappato. Sappiamo difenderci dagli squali come Bolen. Giusto, Steven? Sì, puoi dirlo forte. È strano. L'ultima volta che vi ho visti non andavate così d'amore e d'accordo. Settimane in viaggio, sei città a settimana, la convivenza, ore di sonno perse. Non esiste una band che non litighi in tour. Ricordi a Fresno? Certo che me lo ricordo. Samantha, abbiamo litigato per un piatto di peperoni. E la pace, l'amore, la fratellanza? Oh, quelli sono ideali. Ma la realtà è la prepotenza. Beh, siamo esseri umani. Però non portiamo rancore. Carly è in casa? È di sopra. Carly, sono qui, Samantha. Ciao. Ciao. Steven e Dan stanno scaricando la tensione. Giocano ancora come due ragazzini, vero? Io sono sempre stata esclusa. Ero solo la loro mamma chioccia. Ti faccio una domanda. E qual è questa domanda? Hai lasciato Steven e Dan nel 77. Come mai? Nel 77 ho avuto Harmony. Volevo rimanergli accanto. Siamo andati a stare da mia madre per un anno e... beh, ero stanca. Tutto qui. Sì, capisco. Ho sentito quello che ha detto Dan del rancore, ma non è vero. Magari gli piace pensare che i sentimenti cattivi scompaiano, però è soltanto un'illusione. Me ne rendo conto. Ma tu ti rendi conto che sei sospettata per l'omicidio di Jason? Lo so, ma non sono stata io. Samantha, tu mi credi? Hai detto di avere problemi di memoria. Non penserai che abbia ucciso Jason e poi l'abbia dimenticato? È possibile. Risponda. È possibile? Connors, non sapevo fosse qui. I miei uomini hanno perquisito le stanze, signora McGuire. Guardi cosa hanno trovato. Lo riconosce questo? L'avete trovato nella stanza di Carly? Non ho detto questo, le ho chiesto se lo riconosce. Ho solo detto che quel signora Bell, per favore. Che cosa fanno? Dan! Ma non lasci, no? Carly! Carly! Gli hai letti i diritti? Sì, che succede? La polizia ha arrestato Dan per l'omicidio di Jason. Non sono stato io. Abbiamo trovato questo coltello infilato nelle molle del suo materasso. Non mi importa quello che avete trovato, non l'ho ucciso. Sono convinto che ci troveremo sopra le sue impronte. E anche il sangue di Jason Hart. Le mie impronte non le troverete perché non sono stato io. Abbiamo anche il computer di Jason. E allora? Di chi è lo pseudonimo Gemini 6? Mio. Jason Hart aveva ricevuto un'email da Gemini 6. Era una minaccia di morte. No, senta, io non gli ho spedito quella email. L'email proviene da Gemini 6 e lei ha ammesso che quella email è sua. Non sono l'unico a usare quel computer, appartiene alla band. Ognuno di noi conosce la password degli altri. Carly, chiama Harmony. Portatelo via di qui. Che si rifletti, non puoi provare che Dan abbia inviato quell'email. Ho spiegato a Connors che la prova del computer non reggerà in tribunale. Lo usavano 4 persone, 3 di troppo. Ma lui non ti ha ascoltata. Beh, sai quanto può essere testardo. E poi ha detto che ha una teoria. Oh, non vedo l'ora di sentirla. Eccola.
4 persone vengono in città, una muore. È improbabile che qualcuno in città abbia dei problemi con un forestiero. È ragionevole che il giro di sospetti si limiti ai forestieri. Deduzione, uno dei Ramblers ha ucciso Jason Hardy. Logico, se non fosse che 2 uomini sono andati a cercare Jason da Bonnie. Marshall Bolen non si è contraddetto e ha superato il test della verità. E secondo Connors anche l'altro uomo si dimostrerà non sospettabile. Procedura per esclusione. Agatha Christie approverebbe, ma la soluzione non è arrestare tutti i Ramblers finché qualcuno non crolli. Lasciamo perdere il computer. Connors ha anche trovato l'arma del delitto nel materasso di Dan. Voglio farti una proposta. Ne ero sicura. Non chiedermelo, Samantha. Cassie, non puoi lasciare che Connors gestisca questo caso con una teoria così elementare. Sei tu che devi risolverlo. Grazie. Cosa ti serve? Le impronte di Marshall Bowler. Mi trovi tu un lavoro? Grazie, Samantha. A te. Novità? Guarda tu stessa. I tuoi sospetti su Bolen erano fondati. Ho inviato le impronte che ti ha dato Cassie all'FBI, alla CIA, al DGA e al sistema carcerario. Centro. Il nostro uomo è stato in carcere. Il vero nome di Marshall Bolen è Tom Brody. Ha scontato una pena per organizzazione criminale. Furto, riciclaggio di denaro ed estorsione. Riciclaggio di denaro? Interessante, che ne pensi? Se mi occupassi di riciclaggio di denaro sporco, aprirei una ditta di import-export come copertura. E non serve un magazzino. Vado da Cassie. Ah, Samantha, di a Cassie che aspetto notizie dal direttore del carcere. A che proposito? Quelli come Brody di solito lavorano con i compagni di cella. Ti riferisci all'uomo con un occhio blu e uno marrone? Vale la pena di controllare, no? Sì, credo di sì. Ho fatto un controllo approfondito su quella serie di rapine in banca. E? Le tappe del tour dei Ramblers coincidono con le date delle rapine. Quindi ne deduci... che è un elemento da considerare. Da un'occhiata all'ultima pagina. Così Marshall Bolen è in realtà Tom Brody, ex detenuto. Connors non ha controllato le sue impronte. Sì, ma solo in questo stato. Bolen risiede qui in California da qualche anno. Come mai non ha esteso la ricerca a livello nazionale? Ha trovato un riscontro. Sulla patente della California risulta come Bolen. E si è accontentato del primo risultato? I riscontri nazionali si fanno solo se non ci sono risultati a livello locale. E poi cercare le impronte costa molti soldi. Che intendi per molti? Sufficienti ad assumere un esperto informatico esterno. E il budget non copre le assunzioni. Da noi i detective fanno anche le ricerche. Vi serve una raccolta di fondi? Possiamo chiedere una colletta. Beh, ora hai le informazioni su Bolen. Odio contraddirti, ma... questo prova solo che Brody, alias Bolen, è un ex detenuto che ha scontato la sua pena e ha cominciato una nuova vita. Non si può convincere, Connors. Mi dispiace. Non importa. Phoebe aspetta notizie dal direttore del carcere. Non può entrare là dentro, è un ufficio privato. Mi scusi, capo. Esca subito di qui. Ecco l'ordinanza. Rilasci Dan Howard. Ho detto a questo damerino di non entrare, ma deve essere un po' sordo. Salve, Samantha. Signor Maguire. Insufficienza di prove, signor Maguire. Le impronte di Dan Howard non sono sul coltello. Non ci sono le impronte di nessuno. È pulito, perché Dan Howard l'ha pulito dopo averlo usato. Ha pugnalato Jason Hardy, ha pulito il coltello e poi l'ha nascosto sotto il suo materasso. Anche gli assassini commettono errori. Lei è in grado di capire di cosa parlo, vero? Conosce la differenza tra sufficiente e insufficiente? Grazie, signori Neilman. Samantha? Avrei quasi voglia di ucciderlo. Non farlo, un altro processo e siamo sul lastrico. Sei libero. Harmony non perde tempo. Ma dov'è?
Beh, è ripartito. Ha detto che tornerà se ne avremo bisogno. E che Connors non può obbligarci a rimanere in città. Secondo lui è abuso d'ufficio. È un avvocato in gamba. Anche se non vuole passare del tempo con la sua famiglia. Di che ti lamenti, Steven? Durante la sua infanzia noi eravamo quasi sempre in tour. Non arrabbiarti, tesoro. È una vecchia storia. Harmony è cresciuto sano e forte. La ragione per cui siamo qui, a parte la discussione pubblica di vecchie questioni, è quella di chiedere scusa per la rissa. Non avrei dovuto perdere la calma. Sì, non me l'aspettavo da te. Neanch'io. Non perdo mai il controllo. Stavolta sì. Ti sei arrabbiato e hai colpito Bolen. Sei sicuro che non sia già successo? Aspetta un momento. Samantha ha fatto una domanda interessante. Forse dovresti rispondere. Perché gli chiedi questo? Perché chi ha aggredito Jason Hart si è arrabbiato, ha perso la calma e lo ha colpito a morte. Beh, non sono stato io, ecco. Scusateci per il disturbo. Su, andiamo. Ciao. Ciao. Qualche idea? Mi viene in mente assassinio sull'Orient Express. Tutti i sospettati sono colpevoli. Mm-hmm. Ognuno partecipa all'assassinio dell'uomo che li aveva tormentati. È possibile che i nostri amici cantanti abbiano ucciso Jason Hart insieme? Qualcuno? Philby? Chi c'è? Ho staccato il contatore per evitare che accendessi la luce. Sei sicura di star bene? Sì, sto bene. Ho avuto solo paura. Lo hai visto in faccia? Non so neanche se fosse un uomo. Non c'è molto da rubare qui dentro. A meno che non gli interessino i libri. Tu vuoti la cassa tutte le sere. Forse cercava qualcos'altro. O forse crede che tu sappia qualcosa che lo può incriminare. Ancora non lo so. Ma lo saprò. Già. Spero che abbiamo alleviato un po' la sua degenza, signor Bolen. Ecco qui. Tenga. Vuole che lei... Faccio da solo. Non mi serve aiuto.
Ciao, Sally. Ciao. In che camera è Bolen? In nessuna camera. Allora dov'è? È andato via in quella limousine nera. Fate una segnalazione per una limousine nera. Può abbassare la musica? Ehi, mi dispiace abbassare la musica. Perché ci siamo fermati? Ma cosa? Che succede? Che cosa significa? Il direttore Cook le manda i saluti dal carcere. Non vede l'ora di rincontrarla, signor Brody. È molto dispiaciuto che lei abbia lasciato il Colorado senza salutare. Questo è un rapimento. Ah, sciocchezze. È solo un passaggio gratis offerto dalla mia libreria per far visitare ai turisti la nostra città. Ci piace promuovere il turismo. Libreria. Sentite, io sporgerò denuncia. Andrete entrambi in prigione. Noi no. Ma lei sì. Ha violato la libertà vigilata. La legge parla chiaro. Signor Brody, forse lei può esserci d'aiuto. Cerchiamo di identificare un uomo con un occhio blu e uno marrone. Ho già detto alla polizia che non conosco quel tizio. Magari il signor Brody è confuso per le contusioni. Passo al riconoscimento visivo. Tentar non nuoce. Riconosce questo affascinante ritratto? Ah, oh, che peccato. Il signor Brody non è entusiasta di rivedere il suo vecchio amico Oliver Murdoch. Strano, eppure erano compagni di cella. Credo che il signor Murdoch abbia scontato una pena per una rapina in banca. Complimenti, passare da riciclaggio di denaro alla produzione discografica non deve essere stato facile. E Murdoch da rapinatore è diventato promotore di concerti. Ma che bravo. Beh, dopo tutto questa è l'America, la terra delle opportunità. E a proposito di opportunità, signor Brody, nei suoi panni io collaborerei. Non mi sembra giusto che metta in prigione solo lei. Se dicesse alla polizia quello che sa su Murdoch, forse otterrebbe un accordo. Ma io ho superato il test della verità. È vero, ha ragione. Forse è stato Murdoch a compiere l'omicidio mentre lei gli reggeva la giacca. È evidente che lei, Murdoch e Jason Hard eravate coinvolti in qualche truffa inutile negare. Perché lei e Murdoch avete ucciso Jason? Non ci dirà niente. Abbiamo affittato una limousine, messo della musica. E lui neanche ci ringrazia. È probabile che il suo amico Murdoch sia un po' più disponibile. Giurato. Signorina Kensi. Esca dalla macchina, signor Brody. Parlerò con voi più tardi. La dichiaro in arresto. Ha il diritto di rimanere in silenzio. Tutto quello che dirà potrà essere usato contro di lei in tribunale. Ha diritto ad avere un avvocato durante l'interrogatorio. Se non può permettersene uno, gliene sarà assegnato uno d'ufficio. In centrale! Ha capito i suoi diritti così come le sono stati appena enunciati? Connors sarebbe felice di arrestarvi, ma non lo farà. Ho un'amica nelle alte sfere. Per ora ha deciso di stare dalla mia parte. Gli ho consegnato quel riscontro su Brody e adesso mi crede un genio. Grazie. Figurati. Ho emesso un mandato di cattura per Murdoch. Ben fatto. Secondo le indagini di Philby, prima che Jason Hard firmasse con i Ramblers, rappresentava solo piccoli gruppi a Detroit. Ti stai chiedendo perché i Ramblers hanno firmato con lui? Esatto, basso livello, nessuna reputazione, non ha alcun senso. Forse i manager di alto livello non lavorano per beneficenza. Può darsi. Inoltre Jason prendeva solo il 5% sui biglietti. Magari con questo tour sperava nel salto di qualità. Scusa. Pronto? Carly. Ciao, Bonnie.
Devo chiarire alcuni dettagli, ma il tuo ricordo dell'uomo che parlava della lavanderia era proprio esatto. Ottima osservatrice. Beh, grazie. Il mio ex marito diceva sempre che non mi sfuggiva niente, ma non voleva farmi un complimento. Va, Carly, è in salotto che ti aspetta. Grazie. Carly, che cos'hai? Ehi. Io non ce la faccio più, non ce la faccio a resistere. Cosa c'è? Cos'è che ti tormenta? Avrei dovuto capirlo tanti anni fa, quello... quello che ho fatto ha rovinato la vita a tutti. Calmati. Calmati. Io voglio andare a casa mia. D'accordo. D'accordo. Io voglio andare a casa mia. D'accordo. Aiutami, aiutami, ti prego. Vorrei aiutare Carly. Era così sconvolta. Se non vuole parlarne, tu cosa puoi fare? Non lo so, ma voglio trovare il modo di aiutarla. Ha bisogno di riposo e di uno psicanalista. Connors, per quanto tempo vorrà trattenerli? Meno di 24 ore. Harmony gli ha telefonato intimandogli di lasciarli andare. Se non lasciano la città entro 24 ore, verrà a prenderli. Mi sbaglierò, ma Connors non deve essere ansioso di rivederlo. Piuttosto bacerebbe il diavolo. Quindi o li lascia andare via o trova delle prove concrete. Devo prendere un libro. Allora, Murdoch è stato fermato nell'Everglades. Ha un occhio blu e uno marrone. Buona notizia. Ha ammesso di conoscere Brody. Ottima notizia. Ha negato di aver ucciso Jason Hart. Pessima notizia. Ma, a quanto pare, quando ha saputo della cattura di Murdoch, Brody ha accusato il suo amico. Questo prova il vecchio detto: non esiste lealtà tra i ladri. La notizia peggiore: Murdoch ha superato il test della verità. Quindi né Brody né Murdoch hanno ucciso Jason Hart? Il cerchio si stringe e noi dobbiamo ancora porci la domanda giusta. Questo è interessante. Omicidio nel mondo della moda. Morte, follia e consigli per il trucco. Grazie, Cassie. Perché? Se Brody e Murdoch hanno superato il test della verità, restano solo i Ramblers come sospetti. Non necessariamente. I sociopatici superano spesso quel test. E molti criminali sono dei sociopatici. Murdoch e Brody sono stati in prigione. Questo non prova che siano dei sociopatici. È uno stato mentale. Dobbiamo scavare nel loro passato. Siamo già a conoscenza dei loro precedenti. Quelli da minorenni sono riservati. I precedenti da minorenni potrebbero aiutarci. Per esempio, se un ragazzo faceva uno scippo o picchiava una vecchietta per prendere la sua borsa. Noi sappiamo solo i suoi reati da adulto, come appropriazione indebita, niente di più. Un reato da colletti bianchi. Non sapremo mai se era capace di violenza se non diamo un'occhiata ai suoi precedenti minorili. Come si fa ad accedere a quei file? Con cautela, con l'aiuto di qualche mio collega e un po' di pazienza. Non è illegale. Come non detto. Ora ci dobbiamo fare altre domande. Perché, per esempio, due ex detenuti volevano fare affari con Jason Hart? Suppongo che stessero progettando una truffa. Sono d'accordo. Ma allora significa che Jason era coinvolto? A questa domanda potrebbe rispondere solo Jason. Se non fosse morto, è evidente. È il tuo turno. Domanda. Perché Carly McGuire è convinta di aver rovinato la vita a tutti? Paranoia, immaginazione, o chissà, magari è la verità. Vorrei tanto saperne di più su Carly. Philby? Avanti. Caffè. Non lo sai che è un reato corrompere un funzionario pubblico? Non ti voglio corrompere. Ti voglio aiutare. E in che modo?
Se ti dicessi che conosco un esperto informatico che lavorerebbe per il dipartimento gratis? Stai sognando? Philby è disponibile. Ci sa fare, Cassie. Accetta l'offerta. Sarei folle a rifiutarla. Noi ovviamente avremo bisogno del computer dei Ramblers. Ah, ecco qual era il tranello. Philby vuole recuperare i file cancellati. È una prova, Samantha. Lo so, ma se non erro, l'avreste dovuto restituire a Dan appena l'avete rilasciato. L'avvocato di Dan ha dimostrato che le prove non erano sufficienti per trattenerlo, ma Connors lo ritiene colpevole. E tu? Non importa quello che penso io, mi servono prove concrete. Philby le troverà. Esperto informatico. Gratis. Non te ne pentirai, Cassie. Ho ricevuto il rapporto sull'autopsia. Kelsey. Capo. Come saprete, Murdoch e Brody sono stati scagionati dall'omicidio di Jason Hard. Con il test della verità. Già, così abbiamo molte altre domande senza risposta. Non potevate trattenerli per qualche giorno? Non avevamo gli elementi per trattenerli. Non siete riusciti a trovare nessun collegamento tra Jason Hard e loro due? Brody è un vero produttore discografico, anche se disonesto. I suoi ex clienti dicono che li aveva derubati. E Murdoch? Niente da fare. Se lui e Brody avevano qualche affare in corso, nessuno dei due ha parlato. Se non sono stati loro ad uccidere Hard, restano Steven, Dan e Carly, quali logici sospettati. Infatti erano gli unici due, oltre a Brody e Murdoch, ad avere dei rapporti con Jason Hard. L'autopsia ha stabilito l'ora della morte? Le 17:30, il che significa ancora altre domande, i tempi non corrispondono. Ma questo ci dice che Carly è innocente, ha parlato con Francine di Ricci e Tintura? Sì, ha confermato la versione di Carly. Quindi Carly non è più sospettata, giusto? Non escludo mai qualcuno dalla rosa dei sospettati finché il caso non è chiuso definitivamente. Non è semplice. Qualsiasi hacker è in grado di ottenere facilmente il numero della previdenza sociale di una persona. La cosa difficile e usare quel numero per risalire alla vita di quella persona. Tutto quello che ci serve sono i codici giusti. Parli di codici segreti? Solo di codici. Codici governativi. Lo so, non puoi dirmelo, dovrai uccidermi. Hai letto troppi libri gialli, ma il lato positivo è che fai sempre le domande giuste. Guarda. Nome del padre. Perché quella riga è vuota? Non lo so. Ah, quando arrivarono i Beatles, tutti capirono che la musica folk aveva le ore contate. Neanche i Beach Boys erano contenti finché Brian non si chiuse in una stanza. Incredibile. Trasformò il suo salotto in un recinto pieno di sabbia. Poi mise il pianoforte proprio in mezzo al recinto. E non uscì di lì. Tu ti ricordi per quanto tempo? Anni. Accidenti, che fortuna. Se avessi potuto farlo io, mi sarei chiusa in quella stanza con i miei sogni e avrei suonato. Non sarei più uscita. Insomma, riuscite a pensare a qualcosa di più bello al mondo? L'album che avete registrato all'Hollywood Bowl. Sei sempre così dolce. Un altro po' di tè? Oh, sì. Bonnie, grazie per aver tenuto d'occhio Carly. Già, beh, non sono stata molto attenta con Jason Hart. Ancora zucchero? No, no. Credo che se continui a sorvegliarla così potrebbe accorgersene. Oh, tu dici? La sto fissando troppo. Un pochino più del normale. Ah, così, grazie. Vado via, torno più tardi. Carly. Devi vedere una cosa. Ho la sensazione che non vorrei vederla. È una cosa che riguarda tuo figlio. È il suo certificato di nascita. È nato nel 77 quando eri sposata con Steven. Perché la riga con il nome del padre di Harmony è vuota? È ora di dire a tutti la verità. Basta segreti. Nel 76...
Steven e io attraversavamo un brutto periodo. Lui beveva molto e... eravamo sull'orlo della separazione. Allora andai da mia madre. Dio la benedica, mi accoglieva sempre. È stato quando hai portato gli Harmony? Quella fu la seconda volta. La prima volta, quella di cui non ti ho parlato. Ero da sola e fuggivo da Steven. Continua. Dan venne a cercarmi. Disse che non voleva che la band si separasse. Tentò di persuadermi a tornare insieme a Steven, ma invece... beh... tra noi c'era sempre stato del sentimento. La sua vicinanza rafforzò il nostro legame. E poi noi... io rimasi incinta. Dan è il padre di Harmony. Sì, stavo per raccontare tutto a Steven, ma lui mi chiamò, disse che si stava disintossicando e che non poteva vivere senza di me. Allora tornai da lui. Ho finto che il bambino fosse suo perché volevo proteggerlo, capite? Ce la stava mettendo tutta. Ed era così, così fragile. Dan conosce la verità. Sì. Anche lui voleva proteggere Steven. Era d'accordo che fosse meglio mantenere il nostro segreto. Perciò in tutti questi anni io... ho ingannato l'uomo che ho sposato. E Dan non ha mai potuto rivendicare Harmony come suo figlio. È un segreto difficile da mantenere. Penserete che sia una persona orribile. No. Penso che tu abbia un grande cuore. Hai fatto il possibile, Carly. Pochi l'avrebbero fatto. Grazie. A tutti e due. Oh, è pazzesco. E adesso anche questo assassinio. Vorrei che potessimo dimenticare tutto. L'omicidio e ogni cosa. Sai che non è possibile. Già. Ma lo vorrei tanto. Comunque Jason non era proprio una brava persona. Sì. Probabilmente era il suo karma. Noi non vogliamo incolparti. Lo so. Posso lasciarti da solo per un po'? Manterrò il controllo, ma solo per un'ora. Forse il signor Bailey riesce a ripararla. Non suonerà più, ma vorrei metterla in mostra. La furia dei Ramblers. Passano il responsabile. Steven, Dan e Carly sono stati in tour molto a lungo. 3 mesi. Hanno iniziato a Tacoma. Salve, io sono Carly McGuire dei Ramblers. Il nostro manager ha dovuto lasciare la città e mi stavo chiedendo se poteva dirmi quanti soldi avete ricevuto dal nostro tour finora. Davvero? Grazie, la richiamerò io. Abbiamo fatto centro. Il tour era una truffa. I profitti non sono mai andati in beneficenza. Pensiamo che Jason abbia organizzato il tour per intascare i profitti. Controllerò il suo conto in banca, ma non può avere agito da solo. La band doveva sapere qualcosa. Sono coinvolti? Non lo sappiamo. Sarebbe un peccato. La gente li ricorderebbe solamente per questo scandalo. C'è dell'altro. Philby ha trovato questi articoli sui giornali di 6 città dove hanno suonato.
In ogni città c'è stata una rapina in banca. Esatto. Qui non c'è stata una rapina. E neanche il concerto. È stato annullato. È saltato tutto perché Dan e Brody hanno fatto quella rissa. Quindi non sono arrivati al piano A. Così sembra. Avevo chiesto prove concrete. Stiamo facendo del nostro meglio. Benvenuto nella squadra del procuratore, Philby. Il tuo lavoro sarà top secret. Non avrai stipendio e ovviamente nessun rimborso. Bene, meno reddito vuol dire meno tasse. Lo adoro. Ehi là! Pronti per rimettervi in viaggio? Valigie fatte, partiamo domani. Prossima tappa a Scottsdale. Perché non venite con noi? In questo modo non mi mancherete. Grazie, ma non possiamo lasciare il lavoro. Ultima occasione per diventare un nomade. L'offerta è buona, ma non posso. Purtroppo ho una cattiva notizia per voi. Non è una cosa facile da dire. Jason Hard si appropriava di tutti i guadagni del vostro tour. Niente è andato in beneficenza. Stai dicendo sul set? Non posso crederci. Io sì. Lo sentivo che Jason ci stava nascondendo qualcosa. Chi è stato a dirvelo? Chiamate Connors. Chiedete a lui. Quindi Jason ci ha imbrogliati. Se non l'avessero ucciso lo farei io con le mie mani. Agiva da solo o quei due Brody e Murdock che erano suoi complici? Non lo sappiamo ancora, ma possiamo dirvi che Connors inchioderà l'assassino di Jason. Che cosa vuoi dire? Sa chi è stato? Sta vagliando nuovi indizi. Quali indizi? Non l'ha detto. La polizia vuole che esamini il vostro computer. Il computer? Perché? Beh, Jason lo usava abitualmente. Forse riuscirò a recuperare qualche email cancellata e fare un po' di luce. Potrei scoprire se Brody e Murdock erano suoi complici. Perché la polizia lo ha chiesto a te? Philby è un esperto di computer. A volte collabora con il dipartimento. Lavorerà di notte per restituirvi il computer perché saremo alla fiera del libro di Los Angeles fino a tardi. Siete sicuri di non poter stare in città nemmeno per un altro giorno? Non ci contate. Perdonateci. Non importa, Samantha. Se vogliono partire, domani avrò finito. Cercando qualcosa? Stephen Maguire, la dichiaro in arresto per l'omicidio di Jason Hard. Ha il diritto di rimanere in silenzio. Tutto quello che dirà potrà essere usato contro di lei in tribunale. Ha diritto ad avere un avvocato durante l'interrogatorio. Se non può permetterselo, gliene sarà segnato uno d'ufficio. Ha capito i suoi diritti così come le sono stati enunciati? Steven ha organizzato la truffa del tour con Jason. Perché l'ha fatto? Non riesco a capire. Si era stancato di fare quei concerti gratuiti per quelle che ormai riteneva utopie. Da ragazzi ci bastava la ricchezza interiore. Si diventa cinici con gli anni. Steven voleva rifarsi e voleva arricchirsi prima possibile. Era impaziente. Quando arriveranno questi produttori di cui mi hai parlato? Jason lo teneva sulla corda dicendogli che era in contatto con dei produttori discografici. Steven non sospettava. Credeva che tutto andasse bene. Finché non ha ricevuto questi articoli da un servizio stampa a cui si era rivolto per avere le recensioni dei concerti. Sperava che delle buone recensioni aumentassero la possibilità di ottenere un contratto. Dopo le prime città, Steven ha capito.
Quando la band arrivava in una città, i complici di Jason verificavano i sistemi di sorveglianza di una banca locale. E quando il vostro concerto era finito, lasciavano la città. 2 o 3 giorni dopo la banca veniva rapinata. E nessuno avrebbe collegato il vostro concerto con le rapine. I complici di Jason sono entrambi ex detenuti. Eseguivano le rapine e riciclavano il denaro. Murdoch scontò 18 mesi per essersi introdotto nel sistema informatico del Pentagono. È un genio nel superare qualunque sistema di sicurezza. Il giorno dell'omicidio, Murdoch e Brody erano venuti a scambiare con Jason il denaro riciclato. Steven ha aspettato che se ne andassero, ha ucciso Jason e ha preso i soldi. Jason! Jason! Steven ha ucciso Jason perché ha scoperto quello che stava facendo. No. Lo ha ucciso perché non voleva dargli la sua parte. Oh, è ancora più orribile. È stato lui a infilare il coltello nel mio materasso? Sì, per vendicarsi. Ma perché? Per vendicarsi? Di cosa? Steven sapeva da anni che Harmony non era suo figlio. Si sentiva tradito. Come lo ha scoperto? Voleva stipulare una polizza assicurativa e ha dovuto procurarsi il certificato di nascita di Harmony. Come avete capito che ha ucciso Jason? Voi due avevate un alibi. Carly era da Francine. Sono uno schianto. Steven ha detto di aver sostituito una corda alla chitarra. Dopo la rissa, Samantha ha fatto riparare la chitarra. Ragazzi, dov'è la mia chitarra? Ti dispiace se la tengo io, come souvenir. Le corde erano tutte consumate. Non ce n'era una nuova. L'alibi di Dan è il poster che ha comprato. Ragazzi, quel negozio in fondo alla strada, Nostalgia, è fantastico. Guarda cosa ho trovato. Era il nostro tour 30 anni fa. Non è incredibile? Il fungo magico. Steven non ha sostituito una corda. In realtà in quel momento uccideva Jason. Quindi Steven ha rubato i soldi e si è vendicato di chi lo aveva tradito. Ancora abbastanza dei Ramblers. Dai, ammettilo. Gli ultimi giorni ti hanno fatto apprezzare la musica folk. Non è mai stato il mio genere. Vuoi farmi credere che voi spie non ascoltavate mai i Ramblers? Non so chi o cosa ascoltino le spie. Ma nessuno è come Miles. Miles? Miles Davis? Oh, sì, è bravo. Solo bravo? Ti sento canticchiare. Sei stonato. Dancing in the meadows, wasting summer days with easy.